Di Gorilla Force. Ormai avete imparato a conoscere la città spaziale di Garrick e lo spazio che la circonda, dove i nostri amici lottano per mantenere la pace e il rispetto della legge. L'organizzazione di crimine fa di tutto per impadronirsi della città e delle sue prosperosissime industrie. Non indietreggia infatti neanche davanti all'uccisione di vittime innocenti, al sabotaggio di aerei e all'esplosione di edifici. L'organizzazione e l'armata crimine sono sotto la perfida guida di Paul Curator e della misteriosa squadra suprema. È stato il dottor Mandy a volere la creazione dei Gorilla Force. Capitan Chance, Jet, Superstar, Babyface, Mago e la bella Venus sono sempre al lavoro. Il bersaglio ha appena passato il punto 03 e ha voltato per la settima strada. Raggiungerà il punto fra 30 secondi. Molto bene, ormai è nelle nostre mani. Cosa è successo? Uno sparo da là! Da là. Guardate! Il bersaglio è stato colpito. Potete procedere con la terza fase dell'operazione. Guarda, sta finendo. Non possiamo lasciarla così. Qualcuno vada a chiamare un'ambulanza. È qui che c'è stato un incidente? Sì. Meno male che avete fatto presto. Cos'è stato? Sembrava una fucilata. Dov'è il ferito? Resterà addormentata almeno fino a domani. Bene, fai rapporto. Ok. Da punto mobile a quartier generale. Da punto mobile a quartier generale. Terza fase portata a termine. La segretaria del dottor Mandy è nelle nostre mani. Raggiungeremo il punto Y tra circa 40 minuti. Ascoltate, abbiamo catturato l'esca per la trappola. Adesso possiamo pensare al nostro obiettivo principale. Negli ultimi tempi le compagnie sotto il controllo di crimini hanno subito molti attacchi da parte di una squadra segreta della polizia. I danni che hanno avuto ammontano a cifre astronomiche. Questa è una registrazione che il vicepresidente Bill Sears ha fatto con una telecamera alla Mikoto Company durante l'operazione Senza Domani. Ma questi dati sono insufficienti, manca la parte più importante, la fase dell'attacco. Proprio così, il lavoro di Sears non serve assolutamente a niente. Per questa ragione, Folk Resor ha ordinato a noi, la Genesis Company, di continuare le indagini su questa squadra. Desidera? Gradirei sapere a che punto siete con il piano, signor Palmer. Ormai è quasi completo, guardi. Abbiamo finito di installare sull'isola di Hatfield il sistema che raccoglierà le informazioni.
In questo momento stiamo facendo gli ultimi controlli. Tutto sarà pronto prima dell'arrivo della signorina Dorothy. Signor Palmer, lei si rende conto, vero, che la riuscita dell'operazione dipende unicamente dal buon funzionamento delle attrezzature elettroniche installate sull'isola? Se questa missione avrà successo, le farò avere la direzione di una compagnia sussidiaria. E avrà anche un bel premio in denaro. La ringrazio, signore. Dottore, va tutto bene, non si agiti. L'apparecchiatura sovrappone le immagini di figure reali ad un diagramma tridimensionale prodotto dal computer grafico. Tra pochi minuti verrà messo in funzione. Ha solo bisogno di un'ultima messa a punto. Signor Palmer, gli uomini stanno tornando alla base. Fateli entrare e mettete il sistema primario in posizione di attesa. Sono rientrati. Il sistema è pronto per entrare in funzione. Come? Dorothy è stata rapita? Sì, James. L'ambulanza che l'ha raccolta dopo l'incidente era stata rubata dall'ospedale centrale. James, rapire una ragazza in pieno centro, tra centinaia di persone, ci vuole una bella dose di coraggio. Molto probabilmente è opera di crimine. James, ho appena intercettato il segnale di Dorothy. Cerca subito di individuare da dove arriva quel segnale. Ok. Proviene dalla zona nord dell'isola di Hatfield. James, la ricezione del segnale è troppo buona. Credo che abbiano preso Dorothy per farci cadere in trappola. Sì, lo credo anch'io. Però non possiamo abbandonarla in mano a crimine. Come volete, ma fate molta attenzione. Io adesso faccio rapporto alla polizia di Garrick. Mago, richiamiamo subito tutti i Gorilla Force alla base. Ok. Jet, dove sei? Jet, c'è un'emergenza. Devi rientrare subito. Arrivo. Superstar, emergenza! Ok, capitano! Venus, mi senti? Venus! Dimmi, mio capitano. C'è un'emergenza. Arrivo. Babyface, metti in moto Superior. Dobbiamo partire subito. Ok, capitano. Bene, Mago. Adesso ci siamo tutti. Partiamo allora. Babyface, sei pronto? Certo, capitano! Anch'io! Via! Outer space.
Sangue. Ragazzi, l'obiettivo della nostra missione è la base sull'isola di Hatfield. Ok! Mago, prepara Superior per il combattimento. Ok. Come dorme bene la principessina? È sicuramente la segretaria del dottor Mandy. Guardi bene, ha una radiotrasmittente con lei. Comandante, ci sono 4 veicoli spaziali provenienti dal punto 03 che si stanno avvicinando. Hanno abboccato, devi tirare immediatamente la leva numero 1. Ok. I veicoli hanno raggiunto la zona numero 3. E ora, dottore, metti in funzione le tue apparecchiature. Agli ordini. Ma cosa succede? Qualcuno ci sta attaccando. Io non capisco. Veniamo attirati verso l'isola di Hatfield. Ma dove ci troviamo? Sembra un videogame. È un posto incredibile. Sono degli ingenui. Non si rendono conto che è soltanto un effetto ottico. Forse è una specie di trucco cinematografico. Sì, ma che cosa servirebbe? Capitano, guarda davanti! Ma è enorme! Separatevi in fretta! Ma questo non è un trucco! Al contrario, mi sembra che sia fin troppo reale! Ragazzi, cercate di andarvene da questo posto. Ok! Oh!
Dorothy! Dove sono? Mi sto proprio divertendo. Non perda tempo a giocare. Memorizzi le reazioni. E ora passiamo al programma C, che è ancora più divertente. Dottore, sia serio, la prego. Comandante, il monitor TV non funziona. Cosa? Non so perché, ma di colpo lo schermo è diventato buio. Guardie, andate a controllarla. Forza! Chance! Dorothy! Dove mi trovo? Perché mi hanno portata qui? Ti spiegherò tutto più tardi, Dorothy. Adesso ho bisogno di informazioni su quel posto. Aspetta un momento. Ecco, trasmetterò questo al computer di bordo di Super. Mago, analizza le informazioni di Dorothy, subito. Sì, signore. Ho trovato, Chance. C'è un'entrata della sala computer esattamente a 20 metri più a sud dei piedi di Superior. Dobbiamo forzarla con un colpo di bazooka. Fuoco! Avete visto? Ma che diavolo sta succedendo? Le attrezzature per gli effetti ottici sono fuori uso. Adesso entreremo nella base. Ok! Accidenti, vorrei sapere come hanno fatto a trovare l'entrata. Oh, aiuto! Ehi tu, che cosa volevi fare? Avanti, parla. Sì, parlerò, ma prima toglimi questo coso di dosso. Fermala, o non ti piace la nostra compagnia? Volevi giocare, eh? E se adesso giocassimo un po' noi con te? Io vi darò qualunque cosa in cambio della vita. Certo. Adoro. Eh? Ma guarda un po' quei due. Carini. Già. Capitano, il dottor Mandy ha comunicato che la polizia di Garrick arriverà presto. Ah, molto bene. Jet, raduna tutti questi burloni in un posto sicuro, per piacere. Ok. Fatemi uscire, mi prego! Maledetto, avresti dovuto usare meglio i tuoi macchinari! Taci, è colpa della tua condizione! Cosa dici, stupido? Stupido, sei tu, non io! Chance, Dorothy sta bene? Sì, direi che in ottima salute. Benissimo, comunque siamo riusciti a scoprire qual era il loro scopo. Volevano raccogliere più informazioni possibile su Gorilla. I prigionieri hanno confessato. Fortunatamente il computer usato per raccogliere i dati è stato completamente distrutto, così Crimine non è ancora riuscito a sapere niente di voi. Questa sì che è una buona notizia. Ti fa piacere anche portare a casa Dorothy sana e salva, vero? Ho saputo che lei è la tua fidanzata. È cotto! Speriamo di no, per il bene del nostro capitano e nostro. Jet, superstar, smettetela di scherzare. Un po' di rispetto. Ma perché dobbiamo fare tutta questa fatica? Perché hai fatto arrabbiare il capitano. Ah, e così sarebbe colpa mia, eh? Fai fare a pugni? Jet, superstar, ricordatevi che dovete ancora pulire il bagno. Oh!